Terminata la stagione agonistica, per la Giorgio Tesi Group è il momento di iniziare pian piano a pianificare il nuovo anno. Per i giocatori ancora in città, difficoltà per allenarsi in gruppo, in quanto il palazzetto non è agibile per lavori ed i ragazzi si stanno tenendo in forma privatamente. Saccaggi della Rosa, Weedle, Risma, Querci e Del Chiaro hanno un contratto anche per la prossima stagione ed a meno di colpi di scena saranno l'ossatura per una formazione che deve trovare i tasselli giusti da inserire. Sulla questione palazzetto è arrivata la buona notizia dal comune, che ha fatto pervenire alla società del Pistoia Basket una serie di documenti che indicano nella fine dell'estate come termine ultimo per il completamento dei lavori. Le attestazioni servono alla società stessa per indicare il palazzo di Via Fermi come sede delle partite casalinghe della squadra nel prossimo campionato di Serie A2 e, se tutto filerà liscio, squadra, società e tifosi potranno tirare un bel sospiro di sollievo per la prossima annata che si spera vedrà il ritorno degli spettatori al Palacarrara. Per quanto riguarda il basket giocato, nel tabellone bianco dei playoff in cui si trovava Pistoia, Napoli ed Udine conducono le semifinali per 2-0 rispettivamente contro Ferrara e Scafati. In Serie A1 invece la sorpresa di una Virtus Bologna che sta dominando la serie decisiva contro Milano. Gli uomini di Djordjevic sono avanti 3-0 e venerdì sera possono chiudere i conti e vincere il 16° titolo della sua storia.